Buongiorno e benvenuti sul mio canale. Oggi vi voglio parlare di serie TV, visto che di solito vi parlo di libri, oggi direi che è il momento di parlarvi di serie TV. Andrò un po' indietro nel tempo perché voglio parlarvi anche di serie TV che ho visto alla fine dell'anno scorso, oltre che di quelle che ho visto e sto vedendo nel corso di questo 2021. Partirei da Stranger Things. Io ero curiosissima di vedere questa serie TV perché tutti ne parlavano bene, perché sembra un po' avere dei riferimenti a quella che è la fantasia di Stephen King, mio autore preferito, e perché è una serie TV che spazia un po' tra l'horror, thriller e il fantascientifico. E quindi mi sono buttata con grande entusiasmo nella visione di quelle che sono le prime stagioni caricate su Netflix. Ebbene, la storia narra di un gruppo di ragazzini un po' sfigatelli che, a cui piace un po' evadere da quello che è il mondo reale per creare mondi fantastici, mondi particolari, ma non sanno che molto presto andranno proprio a imbattersi in quello che è un mondo parallelo e spaventoso, un mondo dove vi sono entità molto molto crudeli, molto molto malvagie, pronte a sovvertire quello che è il mondo reale. Nel corso delle stagioni si vanno ad unire personaggi in più. Il mio preferito è sicuramente 11, ovvero una ragazzina con dei poteri straordinari. E si andranno anche a seguire le vicende di questi ragazzini, oltre che per il mondo fantastico. Si andrà anche a vedere le relazioni fra di loro ed è davvero molto molto carina, anche se devo dire la verità ho amato le prime stagioni, ma andando avanti secondo me hanno esagerato un po' troppo con quella che è la parte fantascientifica. Ma è un parere mio, perché so che in tanti la amano. Io sicuramente andrò avanti mano a mano che caricheranno le stagioni, perché comunque mi sono affezionata ai personaggi e voglio vedere come va a finire. Però ripeto, il mio entusiasmo man mano che passavano le stagioni è andato un pochino a scemare. Altra serie TV che io ho visto, tutta tema natalizia, è Dash e Lily. Ora, sapete che io non sono un tipo che ama il romance, però a Natale ci stava e ho sentito parlare tantissimo del libro di Dash e Lily e quindi questa cosa mi ha incuriosito e ho deciso di vedere la piccola serie TV formata da, mi pare, 5-6 episodi. Molto molto brevi, e devo dire che mi è piaciuta abbastanza. È piena di cliché, c'è da dirlo, non si può dire che non sia un cliché continuo, però trovo che nel genere romantico le trame siano un po' tutte uguali. Shame on me. Mi dispiace se dico delle cose che possono parere un po' strane, ma è così. Io e il genere rosa non andiamo molto d'accordo, perché appunto i libri, i film mi sembrano tutti uguali. Nonostante questo, Dash e Lily è stata una visione carina. Non mi ha entusiasmato particolarmente, però l'ho seguita con interesse, anche grazie al fatto che gli episodi erano veramente molto corti e la serie TV stessa è molto corta. Il finale mi è piaciuto,
i personaggi mi sono piaciuti abbastanza, però appunto niente di che, sono stata felice di averla vista, è stata una bella visione natalizia, ma finisce qui. Ho poi recuperato una serie TV per ragazzi, per ragazze più che altro, ed è Una strega imbranata. Questa serie TV mi è piaciuta tantissimo, proprio veramente veramente tanto, e sebbene sia dedicata a un pubblico molto molto giovane, è stato bello seguire le vicende di una scuola di streghe, tutte femmine, una scuola appunto di streghe che ha per protagonista proprio Mildred Hubble, una ragazzina che è molto molto pasticciona. Lei non sapeva di essere una strega, ha sempre ignorato l'esistenza della magia, ma a un tratto questo mondo le viene aperto e quindi lei va a studiare in questa scuola di magia ed è carinissima perché mi ha ricordato in un certo senso un po' le atmosfere di Harry Potter, anche se ovviamente non è a livello di Harry Potter, però questa scuola di magia, queste streghe, bambine che si approcciano, appunto imparano incantesimi, studiano pozioni, mi ha molto affascinata e divertita. Ogni episodio è una vera e propria avventura che vede Mildred un po' mettersi sempre alla prova, perché lei appunto non è molto brava, non è una ragazzina modello, però c'è da dire che ha molto molto da insegnare a tutti gli altri, perché la magia spesso aiuta, la magia ci rende più forse ci rende un po' meno pronti a usare le proprie capacità, cosa che invece Mildred fa sempre e comunque. È vero che tante volte, anche se le sue azioni sono a fin di bene, va a creare pasticci davvero davvero sconvolgenti. Come vi dicevo, questa serie TV mi è piaciuta tantissimo, mi sono piaciuti quasi tutti i personaggi e mi ha affascinato proprio per quell'atmosfera un po' alla Harry Potter. Mi è piaciuta la scuola, mi è piaciuta come è stata strutturata tutta questa serie TV e mi sono piaciuti soprattutto personaggi più che le ragazzine in sé, mi sono piaciuti tantissimo gli insegnanti, a partire dalla preside che mi ricorda anche lì tantissimo Silente, perché ha quell'ironia, quella saggia ironia che la rende subito simpatica al pubblico, nonostante sia appunto una donna. Io ci ho visto tantissimo di Silente, ma ho visto anche nella professoressa più severa molto di Severus Piton, perché anche lei è una strega dai poteri strabilianti, ma anche una severità e un accanimento verso appunto la protagonista, verso Mildred, che ricorda moltissimo l'accanimento di Piton nei confronti appunto di Harry Potter e dei suoi amici. L'unica pecca di questa serie TV è che purtroppo due delle protagoniste vanno poi ad abbandonare il cast, ovvero un'amica di Mildred che mi piaceva moltissimo e Mildred stessa, o meglio, Mildred è sempre presente nella serie TV. L'unica cosa è che hanno cambiato l'attrice,
E io purtroppo so che è una stupidaggine, però mi affeziono al viso, alla fisionomia di un personaggio e quindi se mi viene cambiato di punto in bianco faccio un po' fatica. Però comunque rimane una serie TV molto molto carina che io consiglio assolutamente di vedere a chi come me ama queste serie TV, queste visioni un po' più adolescenziali, un po' più infantili rispetto a magari altre serie TV più adulte. Altra serie TV che ho visto, comunque Una strega imbranata è ancora in corso, ma non si sa bene come e se andrà avanti. Io spero di sì perché comunque mi sono appassionata alle vicende di queste piccole streghette. Passando poi a una serie TV che ho visto proprio in questi giorni, vi parlo di Le terrificanti avventure di Sabrina. Ora, io questa serie TV la seguo da tempo, da quando è uscita su Netflix. La prima stagione mi è piaciuta tantissimo, mentre le altre poi sono andate a esagerare un pochino. Scusate, c'è un cellulare che suona, ma fate finta di niente. Come vi dicevo, la prima stagione mi è piaciuta tantissimo perché è una serie TV incentrata sui fumetti di Sabrina. Voi forse conoscete, anch'io conoscevo Sabrina, grazie a Una vita da strega, una serie TV abbastanza vecchiotta che vedeva il tutto in chiave molto più adolescenziale e molto più divertente. Le avventure di Sabrina, Le terrificanti avventure di Sabrina, invece è praticamente una serie TV horror. È una serie TV che può magari turbare un pochino quelli che sono gli animi più sensibili. E a me è piaciuta tantissimo questa nuova rivisitazione, più fedele ai fumetti che alla serie TV. Insomma, non c'entra niente con Una vita da strega. L'unica cosa è che secondo me nel corso delle stagioni anche lì si sono lasciati un po' troppo prendere la mano. La serie TV è diventata confusionaria, a tratti, decisamente incasinata. I personaggi stessi sono le dinamiche che legano i personaggi stessi sono cambiate più e più volte. Sabrina si è perfino sdoppiata, creando appunto due Sabrine, slegate l'una dall'altra. E devo dire che questa cosa del esagerare mi ha un po' dato noia nel corso delle stagioni, però la seguivo con grande, curiosità. Ed è così che ho iniziato a vedere la quarta parte, che è stata caricata abbastanza di recente su Netflix. Ora, io non avevo nessunissima idea che quella sarebbe stata l'ultima parte, il finale di questa stagione. A quanto ho capito poi, andando a cercare su internet, è stata una cosa un po' decisa così all'ultimo. Una scossa di adrenalina, diciamo così, diciamola così. E questa cosa non mi è piaciuta affatto, perché il finale io l'ho odiato, semplicemente l'ho odiato. È uno di quei finali in cui tu, quando vedi scorrere i titoli di coda, l'unica cosa che ti viene in mente è perché. Io non vi posso fare spoiler perché non mi piace fare spoiler, però il finale assolutamente, per quanto mi riguarda, sarebbe da cancellare. È un finale che non porta a nulla, è un finale che sconvolge tutto quello che ci è stato raccontato finora. Non
ma non voglio aggiungere di più. Se io quindi devo fare un quadro completo della serie TV, non posso dire che sia una serie TV bellissima. Posso dire che è buona l'idea, che è stata creata con delle buone basi, ma che poi con l'andare delle stagioni e con l'andare degli episodi si è sconvolta e ha perso quella che era l'originalità posta all'inizio. Per cui io sinceramente non mi sento di mettere Le terrificanti avventure di Sabrina fra la mia classifica di serie TV preferite, sebbene io ami molto l'horror e sebbene io ami molto le streghe. Purtroppo è andata così. Ultima, ma non per importanza, serie TV di cui vi vado a parlare è quella che sto attualmente guardando sempre su Netflix, ed è Dawson Creek. Allora, io so che molti di voi giudicano questa serie TV trash, adolescenziale e una lagna, però io mi sono innamorata di questa serie TV quando ero una ragazzina. Penso che sia l'unica serie TV che io ho guardato dall'inizio alla fine, quando ero appunto ragazzina, e ho dei ricordi molto molto vividi ed emozionanti di quelle che sono le varie stagioni che compongono questa serie TV. E non potete immaginare il mio entusiasmo e la mia felicità quando ho scoperto che Netflix l'avrebbe portata tutta completa dall'inizio alla fine. Potevo non riguardarla? Assolutamente no. E così, con grande entusiasmo, mi sono rimessa a vedere Dawson Creek. Attualmente, quando nel giorno in cui vi sto facendo il video, ho appena finito di vedere la prima stagione, di rivedere in questo caso la prima stagione, e l'emozione che ho provato episodio dopo episodio io non le posso nemmeno descrivere. Sono episodi che veramente mi hanno strappato il cuore e fatto tornare in mente tutte le emozioni, tutte... Insomma, è stato come rivederlo per la prima volta di nuovo. Ed è strano che la mia visione sia la stessa, visto che quando l'ho vista avevo circa 15-16 anni e ora ne ho 30. Però vi assicuro che sto riprovando esattamente le stesse emozioni. Io amo Dawson Creek, è una delle mie serie TV preferite e sempre lo sarà. Ovviamente conosco già il finale, quindi so che sarà una vera sofferenza continua, ma sono felice che Netflix abbia voluto riportare questa serie TV ai giorni nostri, quindi grazie Netflix. Ovviamente ci sarà poi un video dedicato tutto a Dawson Creek, come ne parlerò sul blog, come ne parlerò su Instagram, perché è una serie TV che appunto mi sta molto a cuore e ne voglio parlare bene. E queste sono un po' le serie TV a cui io mi sono dedicata di recente e mi sto attualmente dedicando. Però ho in progetto di continuare quelle che sono anche le serie TV che io avevo iniziato a vedere o rivedere, ma che poi per un motivo o per un altro ho un po' accantonato. Prima fra tutti c'è Xena, principessa guerriera. Io avevo iniziato a vedere Xena perché qualche puntata, ne ho viste molte di puntate da bambina di Xena, principessa guerriera, ed è anche quella una serie TV a cui io sono molto legata. Però nel corso della revisione mi sono un po' persa, ho deciso di proseguire con cose nuove e l'ho lasciata un attimo lì accantonata.
Ebbene, penso che nel 2021 andrò avanti, magari non, magari a fasi alterne, però voglio tornare a rivedere Xena per bene, anche perché non avevo seguito tutte le serie, tutte le stagioni bene, perché appunto ero una bambina, perché per tanti altri motivi, e quindi ora ho deciso che me la voglio gustare tutta dall'inizio alla fine. Le stagioni sono lunghissime, forse è per quello che mi sto anche perdendo un pochino, ma comunque ce la farò. Altra serie TV che avevo iniziato a vedere ma che ho un po' stoppato è Beverly Hills 90210, una serie TV che io avevo visto qua e là, qualche episodio, un po' qui, un po' là, quando ero anche lì una bambina, quasi ragazzina, e mi ero appassionata a questo gruppo di adolescenti appunto che vivono a Beverly Hills, e lì ci sono tutte le loro vicende, le loro relazioni, i loro vari casini. Avevo visto la prima stagione e forse stavo entrando nella seconda, però mi sono fermata un pochino perché c'è una cosa che a me irrita tantissimo e mi ha irritato anche all'epoca. Io ho nel cuore la coppia Brenda Dylan, e chi ha visto questa serie TV sa benissimo che purtroppo a un certo punto a scoppiare la coppia arriva un personaggio che io ho sempre odiato e continuerò a odiare fino alla morte, ovvero Kelly. Kelly, che è una delle migliori amiche di Brenda, che si andrà appunto a inserire fra la coppia Dylan-Brenda. E io questa cosa ancora non la riesco a digerire. E quindi ero arrivata proprio nel momento in cui Dylan decideva di fare l'imbecille con Kelly mentre Brenda è via, che comunque anche lei ha le sue colpe, per carità, non sto a dire, perché anche Brenda di casini ne fa parecchi, però sono arrivata proprio in quel punto e al momento non mi sentivo di proseguire perché la cosa mi irritava moltissimo. Però ho deciso che voglio andare avanti e rivedermi bene tutto quello che succede poi anche quando Brenda non sarà più presente nel cast, perché comunque è una serie TV che mi piaceva e comunque è anche molto leggera, serve appunto a sviare un po' quelle che sono giornate magari un po' più pesantucce. Bene, con questo è tutto, spero di avervi interessato. Se avete delle serie TV da consigliarmi, fatemi sapere nei commenti. Ribadisco, spero che il video vi sia piaciuto, spero di non avervi fatto una testa tanta, perché 23 minuti che io sto ciarlando a non finire, e fatemi sapere anche se vi piace questa componente della serie TV. Vi posso parlare anche di film e ve ne parlerò, oltre che di libri. Fatemi sapere se la cosa vi piace oppure vorrete solo sentirmi parlare di libri, fumetti, manga, eccetera. Se siete interessati a rimanere aggiornati su ogni mio nuovo video, cliccate la campanellina e iscrivetevi al canale. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un pollicino in su. E niente, ci vediamo presto. Vi ringrazio per essere stati qui con me fino adesso.